l'età della coppia tra dominanza e dipendenza. Nell'epoca odierna, quando due persone decidono di iniziare un rapporto, una relazione, assistiamo ad una differenza rispetto, a diversi anni fa. Questa differenza è legata soprattutto all'età anagrafica dei due partner. Mentre un tempo vedevamo un tipo di rapporto che si costituiva tra due persone, dove il maschio aveva molti più anni rispetto alla donna, oggi assistiamo ad una promiscuità molto marcata e quindi a età diversificate e quindi non necessariamente l'uomo è più grande della donna, ma anzi assistiamo appunto all'età della donna che molto spesso è di molto superiore a quella dell'uomo. Quali possono essere i significati e i meccanismi che entrano in gioco, soprattutto di natura psicologica, che possono spiegare questa situazione? Sicuramente guardando l'universo maschile, probabilmente c'è un recuperare da parte dell'uomo una sorta di dimensione materna nello scegliere, nel ritrovarsi con una partner molto più grande. Da parte invece della donna, un desiderio di mantenere un certo livello di controllo, di dominio, in alcuni casi però psicopatologici, addirittura di supponenza nei confronti del maschio. Cambiano quindi le responsabilità, cambiano i ritmi di vita, cambiano tutta una serie di modalità di vivere il rapporto di coppia.